Negazione. Bentornati a tutti. Oggi è giovedì, 13 luglio, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Pesci. Segno fortunato. Postina d'amore, la luna. Un bel sestile luna sole ed è subito fatta. Scrivete la lettera che avete in gola da tempo e nel bene o nel male affidatela alla rete informatica o all'ufficio postale, augurandovi che arrivi al momento giusto. A questo provvederà Urano velocissimo, che con la tempistica non sbaglia mai. Se c'è un problema di rapporto, chiarendolo sgombrerete il cielo dalle nuvole, se lo state costruendo, ma solo nell'immaginario, vi guadagnate qualche possibilità in più di trasformarlo in realtà quotidiana. Voglia di pancione e biberon, per chi i pupi li ha già, è tempo di stare insieme e godervi la loro crescita. Tanti hobby da coltivare, in primo luogo la lettura, poesia e narrativa vi insegnano a guardarvi dentro. Trattative andate a buon fine, esame universitario superato contando sull'intuito. Ogni cosa nella coppia sembra essere distrutta, la situazione precipita e vi è rottura, separazione, divorzio. Il distacco è definitivo e immediato, il partner è un traditore, un colleroso, un egoista, un avventuriero, qualcuno che ci prende in giro e sfrutta i vostri sentimenti. I single incontreranno persone sbagliate che potrebbero costituire un pericolo per loro. Che aspettate a godervi un po' la vita? Se pensate che un giorno il mondo nemmeno si ricorderà di voi, sentirete scorrere nelle vene una nuova linfa. Opportunità e risorse per organizzare un piccolo viaggio e una breve vacanza, ve li meritate entrambi. Magari con la vostra dolce metà o con amici veri e sinceri. Sentirai il bisogno di isolarti, di riflettere. Gli altri non ti capiranno. Ma non è necessario che lo facciano, basta che tu hai fiducia in quello che fai. Il buongiorno si vede dal mattino. Oggi vi sentirete particolarmente dinamici anche se dovrete fare i conti con i soliti contrattempi. Avrete la forza di un leone e la volontà di una tigre. In serata chiamate qualche amico fidato e cercate di stare in compagnia. Ottime notizie in arrivo. Anche qualche telefonata piacevole oggi potrebbe tornare a farvi sorridere. Buone occasioni per conquistare la fiducia e la stima degli altri a patto che portiate a termine ogni impegno della giornata che vi siete prefissati. Lasciate che siano gli altri a farsi carico di alcuni problemi, voi cercate solo di fare la vostra parte e lasciate che siano gli altri a trovare le soluzioni adeguate. Riflettete bene prima di prendere una decisione che potrebbe rivelarsi affrettata. Poco a poco vi sentirete più sicuri e affidabili. Procurate di selezionare le vostre amicizie con quelle sincere, trascorrete il vostro tempo libero. Sensibilità, intuito, una visione lungimirante della realtà, non mancano di accompagnarvi. La luna in un punto zodiacale a voi molto congeniale, il toro, vi regala una giornata abbastanza buona. Il vostro che è un segno d'acqua, riceve dal sole in cancro gli apporti necessari per diventare ultra percettivo. E nessuno stato d'animo potrà sfuggire alla vostra attenzione, nessuno si potrà sottrarre al vostro potentissimo radar. Giornata deliziosa, piacevolmente movimentata dalla coppia Luna-Urano, garante di successi in viaggio, in affari, in sede di colloqui di selezione. Piacerete, questo è un dato di fatto, parola del sole cancerino in trigono che fa il tifo per voi e non solo sul fronte sentimentale, il partner vi adora. I figli vi stimano e seguono le vostre direttive, parenti e amici apprezzano la vostra generosità, ma piacete anche ai colleghi, che vi stimano per la creatività, la sensibilità e la disponibilità riservata sempre a tutti quanti. Ma chi siete, persone oppure angeli volati in terra per salvare il pianeta? Ai posteri l'ardua sentenza. Amore ed Eros. Avete tutto, l'amore del partner. Parenti affettuosi, amici saggi e discreti, presenti al momento giusto, perfino con i colleghi andate d'accordissimo, se questo non è un buon carattere. Sul balcone di casa vostra sventola la bandiera della pace che avete introiettato nel cuore, infatti la mettete in pratica ogni giorno, mentre gli altri tra politica, crisi economica e guerre accese qua e là manifestano tensioni a gogò. Loro, voi no.
C'è oggi voglia di tenerezza, desiderio di completare l'incastro di coppia con una cornice romantica e lirica. La parte sentimentale dell'amore ritorna in piena fioritura, grazie alla presenza di valori super, sentimentali dati dal segno del Cancro, con il Sole, e dai vostri stessi pesci, con Saturno e Nettuno, governati entrambi dalla Luna, che vi supportano. Non vi farà tuttavia difetto anche la componente erotica dell'amore, Giove, Urano e Luna in splendido aspetto sono i vostri sponsor. Per un'intesa con il partner che può toccare i vertici quasi dell'estasi. In special modo, però, se festeggiate il vostro compleanno dal 15 al 20 di marzo. Lavoro e denaro? Tranquilli sul lavoro, calmi perfino agli esami universitari, soddisfatti di voi stessi e delle vostre potenzialità. Se miracolosamente siete riusciti a concludere tutto, stasera pensate solo a svagarvi, altrimenti non ne fate un dramma. Ciò che non siete riusciti a terminare oggi lo lascerete per domani o dopo, da qui al weekend la strada è ancora lunga. E se da un lato vi spiace, dall'altro vi rassicura. Vi aspetta una giornata lavorativa soddisfacente. Mettete un tocco di vostro estro personale nello svolgimento della abituale attività lavorativa e non vi pentite dell'effetto che ne viene fuori. E ancora una volta sorprenderete voi stessi e gli altri. Benessere. Nulla che non vada, se non il sistema immunitario messo un po' sotto pressione dall'aria condizionata e dagli acquazzoni, che ogni tanto vi colgono di sorpresa. Perché voi riguardo l'ombrello avete una vera idiosincrasia, chissà quanto ci malignerebbe Freud. Anche il cocktail che ogni tanto vi preparate sul terrazzo di casa piace a voi ma meno al vostro stomaco. Così dolci e ghiacciati vanno giù così bene ma poi li sentite picchiare in testa. Serata piena di stelle da godersi in due, lasciatevi baciare e chiudendo gli occhi immaginate di volare sulla Luna, con più di 50 anni di ritardo rispetto al primo allunaggio, che peccato. Per lei, giornata impegnativa, ma la sera è solo vostra, in vita con le amiche tornate ragazzine, allegre e fresche come gelati. E i ragazzi ne vanno ghiotti. Per lui, voglia di film, musica e lettura, non perdetevi la serata al bar, chiacchierando del più e del meno, sapere e potere. Colore delle emozioni, rosa pesca. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 9, finanze, 7, benessere, 10. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo!